Che cosa significa aver rimesso non la chiesa ma la pineta al centro del villaggio al termine di un percorso immagino lungo e faticoso? Era una delle finalità che l'amministrazione nella sua totalità si era prefissata all'inizio e grazie a un lavoro sinergico che si è venuto a sviluppare, che ha visto il coinvolgimento di tanti giovani con il progetto dei tirocini lavorativi e con il gruppo NIDEL, un gruppo interdisciplinare che ha saputo dare una sferzata di vitalità alla pineta Nenzi Bozzi, e spero che questo esperimento possa essere ripetuto anche negli altri parchi del nostro comune. È una cosa di cui andiamo particolarmente fieri perché testimonia la forza della natura che caratterizza il territorio isolano e che è molto gradito sia agli ischitani ma soprattutto anche a coloro che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella nostra isola. Quanto è pensabile che in realtà come le pinete, come i parchi pubblici, come accade un po' in altre parti d'Italia e non solo d'Italia, specialmente nel periodo estivo e anche in una fascia oraria come quella serale, possano essere vissuti? Questo è un altro obiettivo che abbiamo parzialmente conseguito, perché proprio a coronamento di questa iniziativa di rivitalizzazione sociale della pineta Nenzi Bozzi, nei pomeriggi ci sono stati degli spettacoli di intrattenimento proprio che hanno favorito questo incontro della cittadinanza e degli ospiti con questi polmoni verdi che abbiamo noi all'interno del centro abitato. Noi siamo stata l'unica amministrazione che in più momenti e al di là del mese del senso civico ha promosso questa iniziativa. Un'iniziativa che ha bisogno di un dispiegamento di risorse umane in termini di vigili urbani e di collaboratori tali da non consentire di poterla fare tutte le domeniche, ma abbiamo in animo con l'amministrazione di organizzare mensilmente degli appuntamenti con le domeniche ecologiche in maniera tale da far innescare un processo virtuoso per la sensibilizzazione dei nostri concittadini rispetto al tema dell'utilizzo responsabile e razionale dei veicoli. Sindaco, sulle pinete però c'è un oggettivo problema di gestione che è poi quello che ha messo in difficoltà le amministrazioni in questi anni. Prima c'erano i famosi pinetini, oggi il nervo scoperto è proprio questo, nel senso che tanti anni fa quando nacquero i parchi pubblici c'erano diverse decine di operai che erano destinati alla manutenzione di questi parchi. Delle norme stringenti di equilibrio di bilancio purtroppo negli anni hanno fatto sì che non si sono potuti sostituire coloro che andavano in pensione. Oggi grazie a un lavoro sinergico, come dicevo in precedenza, anche con lo stesso ufficio di piano, con l'opportunità che la norma ci consente di poter avviare dei tirocini lavorativi, abbiamo coinvolto dei giovani che si stanno impegnando in maniera molto proficua e i parchi sono tornati e stanno tornando ad essere vivibili. La scommessa è ripetere questi progetti che coinvolgono i giovani in tutto l'arco temporale dell'anno. Andando oltre la domenica o giornata ecologica, è possibile un centro di Ischia su questo perimetro senza auto o comunque con ulteriori limitazioni al traffico veicolare? C'è bisogno di implementare per raggiungere questo obiettivo ulteriori servizi. Un esempio che abbiamo avviato in maniera sperimentale è il circuito di mini zizzi nella zona di Ischia Ponte, che ripetuta nelle altre zone a traffico limitato può essere il viatico che ci potrà consentire in un prossimo futuro di trasformare queste zone completamente in zone green e quindi libere dalla circolazione veicolare.